Nel giorno di Santa Barbara, la festa della patrona dei Vigili del Fuoco, celebrata con una messa presso la Chiesa del Rosario, i saluti del comandante Luca Ponticelli, che il 14 dicembre sarà sostituito da Mario Bellizzi, è stata l'occasione per tirare un bilancio sull'attività dei Caschi Rossi, in prima linea anche per i soccorsi Covid-19, l'incendio all'ICS di Piano Dardi nello striscione dei ragazzi per ingalzare il lavoro dei Vigili del Fuoco, sono tra gli episodi che hanno segnato la mia esperienza in Irpinia, dichiara Ponticelli, onorato di essere stato comandante di una grande squadra in una terra speciale come l'Irpinia. Sono stato qui ad Avellino un anno e mezzo, poco più di un anno e mezzo, e è stata un'esperienza assolutamente piena, ricchissima. E questa emergenza per il coronavirus ha messo il comando e anche me a dura prova, però insomma stiamo tenendo botta. Insomma. Il comando di Avellino si sta comportando come al solito egregiamente. Io porterò con me la competenza e la disponibilità del mio personale, il grande affetto e poi come episodi ovviamente l'incendio della fabbrica di semilavorati plastici, l'ICS, le varie emergenze per alluvione che abbiamo avuto sia l'anno scorso che quest'anno. E la capacità di reazione dei miei uomini, questo porterò con me. Cosa ha rappresentato per lei essere il comandante della caserma dei Vigili del Fuoco di Avellino? Allora, essere comandanti è un grandissimo onore, perché ce ne sono poco più di 100 in tutta Italia, quindi essere uno di quei 100 in questo periodo è stato un onore incredibile per me. Poi farlo, diciamo, in un comune della... in una provincia della mia regione, io sono napoletano, e poi in che provincia? La provincia Irpina. Io il 23 novembre del 1980 me lo ricordo, ero a Napoli, ricordo il terremoto, quindi è stato sicuramente molto molto impegnativo e allo stesso tempo è stata un'esperienza carica di significati. Dopo l'intervento all'ICS, comandante, alcuni ragazzi fissarono degli striscioni per ringraziare lei e i suoi uomini per gli interventi ad alto rischio a Piano d'Ardine. E anche questo è un ricordo che porterà con sé? Assolutamente sì. Anzi, la ringrazio di avermelo ricordato. È stato un evento unico, insomma. Io non avevo memoria di cose analoghe anche in altre parti d'Italia. Ho voluto incontrare la persona che ci ha donato questi cartelli e l'ho ringraziato a nome del comando, ed è un altro dei ricordi che assolutamente segnerà il mio futuro.